Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a parlare di Star Wars Jedi Fallen Order e vi darò una mia impressione di quello che è stato il gioco e di come l'ho percepito, con pro, contro e una sorta di recensione generale. Prima di iniziare però voglio avvertirvi che avete 6 giorni per partecipare al contest di The Chesters, che nonostante il nome vi giuro non siamo noi, ma è una pagina che ho scoperto recentemente su Instagram e dato che appunto ho notato il contest di Jedi Fallen Order ho pensato che vi potesse interessare. In ogni caso vi lascio il link del post in descrizione e fatemi sapere se qualcuno di voi magari vince. Detto questo direi di iniziare, vi dico subito che il video sarà diviso in due parti, la prima in cui parlo della storia e la seconda in cui elenco i pro e i contro generali del gioco. Per quanto riguarda quindi la prima parte ci saranno degli spoiler per la trama, che quindi se volete saltare trovate il minutaggio della seconda parte. Partiamo quindi col parlare della storia, che ho complessivamente apprezzato molto. Dico complessivamente perché comunque ci sono alcuni dettagli che mi hanno fatto storcere un po' il naso, o comunque per i quali la trama poteva essere migliorata ancora di più. In particolare però a livello di trama mi è piaciuto molto il rapporto di Cal con BD1, che pur essendo un droide veniva considerato quasi come una persona, come un amico, il rapporto che fungeva in qualche modo da intermediario tra Cal e il maestro Cordova. Ma andiamo a parlare ora dei punti che a mio parere potevano essere migliorati, senza togliere il fatto che comunque la storia mi è piaciuta veramente veramente tanto. Diciamo che in generale la critica che posso fare a Respawn è quella di aver scritto una trama un po' poco approfondita. Cosa voglio dire? Che io personalmente avrei approfondito ancora di più la storia delle sorelle della notte in relazione anche con il maestro Cordova. Diciamo che comunque la comprensione della storia in Jedi Fallen Order è molto legata ai segreti e quindi agli echi che troviamo in giro per la mappa, il che la rende quasi loristica, e tuttavia a chi magari non fa caso a queste cose si perde veramente veramente molto. Per farvi l'esempio dello stesso Datomir delle sorelle della notte, siamo risaliti alla storia di Thanon Malikos proprio grazie agli echi che abbiamo trovato in giro. Ma per dirvi nei commenti mi avete detto che a uccidere le sorelle della notte è stato il generale Grievous. Per esempio questo è un dettaglio che io avrei inserito, sia perché comunque avremmo saputo qualcosa di più riguardo la storia di questo ordine, e sia perché un riferimento ai film fa sempre piacere. Di riflesso comunque un personaggio che mi sarebbe piaciuto vedere più partecipe è quello di Merrin. Abbiamo sicuramente saputo molto sul suo passato durante la parte di storia che si svolgeva su Datomir, infatti la mia critica è riferita più che altro a dopo che si unisce a noi. Diciamo che da quel momento in poi la sua unica utilità è quella di salvarci dall'oceano. Vi racconto quindi quello che io mi aspettavo e quello che comunque mi sarebbe piaciuto vedere. Essendo che Merrin ha in qualche modo rinunciato alla vendetta delle sue sorelle per unirsi a noi e aiutarci a ricostruire l'ordine dei Jedi, l'avrei voluta vedere più partecipe durante l'ultima missione e mi aspettavo che si sarebbe sacrificata per salvarci la vita. Fatemi sapere qua sotto nei commenti se questa alternativa potrebbe piacervi o se, come è giusto che sia, preferite la trama che è poi stata effettuata. Parlando sempre dell'ultima missione, che è un po' quella che ovviamente abbiamo apprezzato di più, mi ha fatto molto piacere vedere la morte di Trilla. Sembra una frase un po' crudele, ma ovviamente mi riferisco ad un aspetto di trama. Non mi sarebbe piaciuto vedere Trilla convertirsi così di punto in bianco e unirsi a noi. E come ho detto nel video, ho apprezzato molto il fatto che sia stata uccisa da Darth Vader, o comunque dall'impero stesso, in modo da simbolizzare l'oppressione dell'impero sulla galassia. Per quanto riguarda l'apparizione di Darth Vader, non sto nemmeno a dirlo, mi è piaciuta tantissimo. Vedere il personaggio più iconico di Star Wars all'interno del gioco è ovviamente una grande soddisfazione. L'unica critica che potrei fare a Respawn è il fatto che questo compare un po' così dal nulla. Avrebbe magari potuto ricevere una piccola introduzione all'interno della storia. Anche perché pensandoci, per chi non ha mai visto un film di Star Wars, il personaggio è completamente sconosciuto e appare così dal nulla. In generale comunque ho apprezzato tanto tutti gli approfondimenti di Kashyyyk, di Zepho e di Datomir, pianeti che avevamo sentito nominare nell'universo di Star Wars ma che abbiamo vissuto in prima persona, e soprattutto l'ambito loristico che li circonda. E a questo proposito vorrei sapere se vi potesse piacere qualche video sulla lore di Star Wars, ve la butto lì così, rispondete al sondaggio. Tuttavia rimane sempre la possibilità che questo poco approfondimento sia dovuto all'intenzione di un secondo capitolo o comunque di qualche DLC, un futuro in cui sinceramente ripongo molta speranza. Ma adesso passiamo ai pro e a contro del gioco, ovviamente iniziamo dai pro. Come ho già detto, mi è piaciuta veramente tanto la storia nonostante questi piccoli difettucci. Ho apprezzato particolarmente il sistema di esplorazione, che ho trovato molto interessante. Sia perché le mappe non hanno un vero e proprio senso di esplorazione, ma sono una sorta di labirinto, e sia perché c'erano diversi elementi che ci permettevano di sbloccare alcune strade. Alcuni per esempio sbloccabili con le abilità di BD1 o della forza, mentre altri semplicemente andando in giro a cercare determinati oggetti o terminali.
Mi è piaciuto molto il sistema di combattimento che per uno come me che non ha mai giocato a un Souls-like inizialmente era un po' difficile ma che tuttavia poi mi ha fatto prendere la mano. Ovviamente come ho già detto per chi magari è abituato a giocare a Sekiro quello era una cagata, però per me che non avevo mai giocato a un gioco simile è stato molto interessante. Tralasciando l'ultima missione in cui ho dovuto abbassare il livello di difficoltà semplicemente per il fatto che dovevo registrare il video e quindi non avrei potuto perderci tanto tempo, ma in caso contrario probabilmente ci avrei continuato a sbattere la testa. Mi è piaciuta la modalità di sblocco delle differenti abilità in cui rivivevamo l'addestramento con il maestro Tapal, e un aspetto che in generale ho veramente molto apprezzato è quello delle ambientazioni, che sono come sempre spettacolari. Oltre ovviamente alla customizzazione della spada laser, che nonostante sia un elemento diciamo superfluo, è molto varia e ci permette di esplorare ancora di più le mappe. Passiamo ora ai contro che ho riscontrato all'interno del gioco. Primo tra tutti, sicuramente qualche difettuccio a livello tecnico. Cosa voglio dire? Oltre alla grafica delle cinematiche che non era poi tanto eccellente, soprattutto per quanto riguardava magari i capelli o i peli, che diciamo poteva secondo me avere un livello di dettaglio maggiore, ho riscontrato anche qualche piccolo glitch qua e là. Per esempio il fatto che la seconda sorella, prima di affrontarla, si bugga sempre e sembra, non lo so, l'uomo vitruviano di Leonardo. O il fatto che in un certo punto della mappa di Zeffo mi sono glitchato più volte in un muro, per poi cadere all'infinito senza mai morire e di conseguenza dover spegnere e riaccendere e perdere tutti i salvataggi. Voglio collegarmi quindi al sistema di salvataggio che non mi è piaciuto chissà quanto, dato che per salvare era necessario meditare in un falò e in momenti di impossibilità come per esempio questo del glitch oppure se magari dovevo uscire di corsa ero costretto a uscire e a perdere tutti i salvataggi. Sicuramente una cosa che non ho per niente apprezzato è la customizzazione di Cal, quindi la personalizzazione essenzialmente dei vestiti di Cal, che era veramente troppo generica, e con questo intendo essenzialmente che non si può scegliere un vestito che non sia un poncho per Cal. Il che è veramente orribile, cioè i poncho raga sono veramente brutti. Nonostante ci siano alcune abbinazioni di colori molto interessanti, il poncho è veramente un vestito orribile che non si è nemmeno mai visto su un Jedi. Sarebbe stato per esempio molto figo sbloccare una tunica vera Jedi, o comunque avere differenti tipi di stile per Cal. Ultimo punto su cui comunque sono un pochino incerto è il fatto di tornare alla Mantis. Nel senso che all'interno delle mappe così labirintiche come ho già detto, se volevamo tornare alla Mantis e quindi cambiare pianeta dovevamo rifarci tutta la strada al contrario. Il che effettivamente ai fini esplorativi della mappa non è nemmeno tanto male. Mi riferisco più che altro ad un'esigenza all'interno della storia. Per farvi un esempio, quasi tutto il pezzo da quando raggiungevo l'obiettivo a quando tornavo alla Mantis ve lo tagliavo, il che erano circa 20 minuti di gioco. Probabilmente da un certo punto di vista questo aspetto incentiva all'esplorazione della mappa prima di finire la storia, il che comunque è una buona idea perché per farvi un esempio non ho ancora sbloccato il numero massimo di Steam o comunque tutte le abilità nonostante io abbia finito la storia. In generale quindi secondo la mia personale opinione il voto che do a questo gioco è un 8,5 pieno. Quel voto e mezzo è dovuto a qualche incertezza piccolina sulla storia, ma soprattutto all'aspetto tecnico che avrei preferito fosse superiore. Detto questo ragazzi io vi consiglio vivamente di giocare il gioco, mi raccomando non dimenticate di partecipare al giveaway così magari potete vincere una copia. Detto questo io direi che se il video vi è piaciuto lasciate like, commentate, condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tralissima, seguiteci anche su Instagram, Facebook come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche ed è bellissimo, nuovissimo. Fantasticissimo sito e detto questo ci vediamo alla prossima, ciao! Siamo la tua salvezza.